Buona visione da NF, distributore italiano Bowmatic e Bowmatic Robotics. Oltre 40 anni di innovazione nelle tecnologie per la mungitura in Italia. Edil CMG Impresa Edile Specializzata, realizzazione stalle e tutto quello che può interessare il comparto edile in un'azienda agricola. Electric Faber SRL, impianti di ventilazione e controllo climatico per allevamenti zootecnici e avicoli. La coltivazione di ortaggi biologici e cavalli da tiro. Che cosa hanno in comune questi due elementi? Lo scoprirete oggi in questa puntata di Pianeta Verde. Siamo in Val di Gresta, in Trentino, in questo splendido contesto naturale e siamo pronti per portarvi a conoscere due giovani. Adriano Beltrami, un perito agrario, imprenditore agricolo, e Lorenzo Campedelli, un allevatore di cavalli che ha messo la propria esperienza proprio a favore dell'agricoltura. Questa, Lorenzo, è la cavalla che vedremo al lavoro. Sì, è lei, la bionda. È una cavalla di Adriano, tirava la carrozza, io l'ho riaddestrata per il lavoro in campagna. Quanti anni ha? La vediamo, è splendida. 15 anni. E com'è stato addestrarla? No, dai, piuttosto semplice, aveva già un addestramento, per cui ho dovuto solo renderla più precisa nelle manovre, perché serve precisione per lavorare con gli ortaggi. Tutto qua. Ecco, perché appunto serve questa precisione? Perché abbiamo delle file di ortaggi poste di solito a 70 cm di distanza l'una dall'altra e ovviamente il cavallo deve stare in mezzo alla fila, non deve pestare le file, altrimenti rischia di rovinare il nostro lavoro invece di essere d'aiuto e di darci una mano nel lavoro. Adesso però tu devi vestirla, insomma, devi prepararla per andare a lavorare, se possiamo dire così. Sì, ora la prendiamo, mettiamo la capezza e poi la vestiamo.
Ecco, stiamo andando al lavoro, quindi con la cavalla e inseparabili amici, tra cui anche l'asino. Sì, l'asino è uno stalloncino giovane, lo vogliamo utilizzare per fare dei muli da traino, da tiro, per lavorare in campagna con il mulo, perché è un animale più freddo del cavallo, meno nevrile, meno inclinato alla paura, e allora ci può essere di grosso aiuto. Loro, quando non sono impegnati appunto nei campi, questi cavalli vivono qua, in questo bellissimo contesto naturale, liberi al pascolo, al sotto brado. Sì, liberi al pascolo, al sotto brado. Questo è un pascolo comunale, noi ce l'abbiamo in affitto, siamo un'altra azienda e teniamo dei cavalli, il nostro asino e poi alcune vacche. Adriano, la mattinata è frenetica perché insomma abbiamo già parlato un po' con Lorenzo di come siamo andati a prendere il cavallo insieme a lui, abbiamo visto un po' la preparazione, tu la stai ultimando perché bisogna proprio andare al lavoro, però noi non vi abbiamo ancora presentato in realtà, quindi partiamo un po' dalla vostra storia, perché avete deciso di unire le vostre forze per dare vita a questa realtà di agricoltura biologica, agricoltura sostenibile, partendo proprio dalle origini, utilizzando gli animali, in questo caso i cavalli. Allora, praticamente io sono stato uno di quelli qua in Val di Grista ha investito molto sulla meccanizzazione. Seguendo e osservando i terreni mi sono accorto che le rese calavano, c'era qualcosa che non andava. Mi sono informato, ho visto che parecchie aziende biologiche e biodinamiche utilizzavano a livello europeo la trazione animale e mi è venuta questa idea. Non avevo competenza sul discorso dei cavalli, allora sono andato da Lorenzo, che lui a destra cavalli è molto esperto, abbiamo unito le competenze e siamo partiti con questo progetto. Tu sei perito agrario, quando hai deciso proprio che questo era il tuo lavoro, quindi l'agricoltore, coltivare ortaggi era il tuo lavoro, hai pensato subito di partire con il biologico? Sì, già per fortuna qua in Val di Grista i primi pionieri del biologico sono partiti negli anni 85, subito dopo c'è stato un boom in tutta la valle negli anni 90, io mi sono trovato già con l'azienda di mio zio che la conduceva già col metodo biologico, per cui sono andato avanti convinto di quella scelta, che sia stata la scelta giusta. Lorenzo, come abbiamo già detto, tu inizi come allevatore di cavalli, come grandissimo appassionato, infatti vediamo, questi sono alcuni dei tuoi cavalli qui che stanno pascolando. Sì, da sempre il cavallo è stata la mia passione, prima l'allevamento e poi l'addestramento. Ora mi occupo principalmente di addestramento e poi portiamo avanti assieme allo zio un'azienda agricola e in collaborazione con l'amico Adriano, appunto. Questi cavalli sono di razza Appalusa? Non tutti, ma alcuni in questo branco sì, sono di razza Appalusa. Vedi alcuni cavalli colorati, altri sono Appalusa non colorati e poi ho anche altre razze. Addestrando arrivano tanti cavalli qua, tanti tipi diversi. E poi ovviamente anche i cavalli da tiro, perché sono quelli un po' che sono i protagonisti della nostra puntata di oggi. Certo, da ormai 3 anni sono la nostra avventura quotidiana, il lavoro con i cavalli nei campi. Usiamo dei cavalli norici, sono cavalli molto possenti, adatti al traino. Al contempo non hanno dimensioni eccessive e riescono in questo modo a esserci utili nei piccoli campi che abbiamo qua in montagna. Questi tipi di razze si adattano bene, diciamo, all'ambiente trentino? Sì, assolutamente. Il norico è una razza, diciamo così, tirolese e di conseguenza adottata anche in Trentino.
Il norico è un cavallo da tiro pesante, originario delle valli alpine tra l'Austria e l'Italia, una tra le razze più antiche al mondo. Di lui si apprezzano il carattere e l'affidabilità, la resistenza alle malattie e la longevità, nonché il passo attivo e ampio, il trotto non accentuato, con una forte spinta dal treno posteriore e il galoppo ampio ed elastico. Il norico ha una buona disposizione all'attività agricola, è docile, tranquillo, con sufficiente nevrilità. Razza equina da montagna, sangue freddo, non è troppo pesante, andatura sicura su ogni tipo di terreno. Un gran lavoratore dal carattere straordinario, insomma. Per preparare il cavallo al lavoro è necessario circa un mese di addestramento base, successivamente ci sarà la prova del campo e per il diploma servirà una stagione di lavoro. Prima di tutto, il nostro cavallo dovrà essere abituato al filetto, importante per insegnargli la direzione. Nel frattempo si procede ad abituarlo ai finimenti e successivamente verranno attaccati gli attrezzi agricoli. A questo punto si insegna loro ad usare la forza durante il traino. Adriano, qui siamo in uno dei vostri campi. Ci sono seminate le patate, stai utilizzando questo particolare attrezzo. Che cosa ci mostri? Allora, adesso con questo attrezzo facciamo la rincalzatura che consiste nel portare terra sulla parte bassa, diciamo, della vegetazione, coprendo le patate, di modo che le patate che poi si verranno a formare sotto non prendono sole e rimangono verdi e non diventano verdi. Quindi questa fase deve essere fatta proprio in questo periodo, quando la pianta è a questa altezza. Esatto. Allora, solitamente con i mezzi meccanici tradizionali si fa prima. In questo caso con il cavallo riusciamo a farlo anche con una vegetazione così alta senza rovinarla. E abbiamo il vantaggio che facendola in questo momento riusciamo a eliminare ancora degli infestanti che altrimenti germinerebbero dopo. Perché ovviamente in agricoltura biologica per le infestanti non si possono utilizzare dei prodotti chimici? No, assolutamente no, non si usano dei diserbi tradizionali, ma vengono fatte operazioni meccaniche e basta. E il cavallo quindi ti dà un vantaggio davvero molto importante, un aiuto importantissimo in questo caso? Sicuramente sì, anche perché non abbiamo parlato di questo, il cavallo non compatta il terreno, che il trattore, soprattutto in terreni argillosi, arrecherebbe dei danni all'apparato radicale delle patate. Lorenzo, abbiamo visto Bionda al lavoro. Per sfatare ogni possibile dubbio, il cavallo in questo momento non è stressato, cioè comunque il benessere viene garantito lo stesso anche se la vediamo al lavoro. Guarda, la miglior garanzia sono le riprese che state facendo, cioè lo vedete, chiunque vede che in questo momento lei è tranquilla, non c'è contatto con le redini, non sta sudando, è tranquilla. È abituata a questo lavoro, è stata addestrata per fare questa cosa. C'è della fatica fisica, ma è una fatica fisica che fa anche bene all'animale, come succede a noi, no? Anche perché da secoli comunque il cavallo è stato a fianco dell'uomo nei campi. Certo, assolutamente. Poi ogni cosa può essere fatta bene o meno bene. Ovviamente il compito di chi fa trazione animale è di garantire il benessere, per cui di adottare tutte quelle precauzioni che servono per fare in modo che il cavallo viva il suo lavoro nel modo migliore. Dicevi che anche i terreni, cioè diceva prima Adriano che è importante l'utilizzo del cavallo su questo tipo di terreni, quindi anche diciamo gli zoccoli sono appositi appunto per stare su questo tipo di terra.
Guarda, sono zoccoli resistenti, quelli di questi cavalli hanno una dieta mirata per riuscire ad avere uno zoccolo resistente e fanno molta attività, per cui l'unghia cresce in modo sano, infatti non sono ferrati e non hanno assolutamente bisogno del ferro. In questi lavori, nei campi, siete sempre in coppia? Deve esserci sempre qualcuno, diciamo, che si occupa del cavallo e qualcuno che si occupa invece della parte più agricola, diciamo? Sì, attualmente per le lavorazioni che facciamo lavoriamo in questo modo, in coppia, certo. Poi è anche possibile lavorare da soli facendo trazione animale, ma in altre lavorazioni. Ad esempio nel vigneto è più facile lavorare da soli perché c'è una, come dire, direzione obbligata, per cui serve meno controllo dell'animale. E qui in Trentino è molto diffuso questo tipo di agricoltura con gli animali, oppure voi siete un po' i pionieri, quasi gli unici? Purtroppo ancora non è così diffuso, non siamo gli unici ma siamo in pochi, sì. E in altre regioni invece? C'è sempre, sono sempre troppo poche le persone che si avvicinano a questo tipo di lavoro, perché forse l'idea è quella di fare un passo indietro, mentre quello che noi stiamo scoprendo ogni giorno è che si tratta di andare avanti nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto della terra che ci dà da vivere. E le rese ne risentono? Sì, in modo positivo, cioè abbiamo rese maggiori. Benissimo, allora questo significa che siete sulla strada giusta. Sì, direi di sì. Ci sono tante attività agricole, appunto, che possono essere realizzate attraverso la compagnia del cavallo. Siamo ancora in un altro campo di patate, però vediamo che la crescita è un po' minore rispetto a quello in cui ci trovavamo prima e infatti viene fatto un altro tipo di lavorazione. Esatto, adesso abbiamo fatto la sarchiatura, che è un'operazione culturale che ci consente di eliminare le infestanti in questo stadio. L'abbiamo fatto con un altro attrezzo che si chiama sarchiatrice. Ecco, invece, giusto per far capire anche ai nostri telespettatori, senza l'ausilio del cavallo come si farebbe? O in questi casi con la vegetazione così alta, in appezzamenti piccoli, qui da noi si usano i tradizionali motocoltivatori, in ambiti diversi si usano i trattori. Invece voi, utilizzando il cavallo, date anche beneficio al terreno ma anche all'ambiente, perché volente o nolente non ci sono nemmeno dei gas di scarico che vanno immessi in atmosfera, quindi tutto davvero è naturale. È un altro dei vantaggi dell'utilizzo del cavallo, questo. Parliamo un po' delle patate adesso. Quando vengono seminate,
quando vengono raccolte, qual è un po' il loro ciclo vitale e soprattutto in che periodo ci siamo ora di crescita? Allora, qua siamo a una quota di 1200 metri, e la semina viene fatta all'incirca alla metà di aprile. E in questo periodo si fa la rincalzatura, solitamente questo è un campo stato seminato tardi, e successivamente la raccolta si fa dalla metà di agosto in poi. E questo è il ciclo più o meno di una patata di montagna, ecco. Ci diceva prima Lorenzo che avete avuto dei vantaggi, soprattutto sulle rese. Mediamente, diciamo, gli ettari a vostra disposizione per la coltivazione di patate quanti sono, se li avete mai stimati, e quante sono appunto le rese? Qual è la differenza rispetto magari a prima, quando facevi agricoltura in un altro tipo di modo? Allora, gli ettari qua da noi sono molto pochi, perché come vedi sono appezzamenti piccoli, ci troviamo in montagna, sono appezzamenti che vanno dai 500 metri quadri fino ai 2.000-4.000, proprio i campi grandi, diciamo. Noi abbiamo trovato un vantaggio sulla resa anche di un 20-30% in più, ma questo dipende tanto dai terreni e da come venivano coltivati. Insomma, sul terreno argilloso pesante questo si nota ancora di più, perché il terreno compattato fa fare la vita difficile alle radici delle piante. Invece con un terreno leggero, soffice, capite anche voi che la radice va in profondità senza trovare ostacoli. Quindi questi tipi di terreni si adattano benissimo al metodo biologico? Sì, sicuramente sì, anche perché abbiamo appunto la fortuna di coltivare a quote alte, abbiamo anche degli attacchi minori di malattie fuggine. Avendo temperature più basse durante la notte si sviluppano meno i funghi, come la peronospora, ad esempio. È un altro dei vantaggi di poter coltivare in montagna. E per esempio le patate, che rischi potrebbero avere le coltivazioni da questo punto di vista? Ma la malattia più comune sulla patata è sicuramente la peronospora, che si cura utilizzando dei sali di rame a bassa dose, intervenendo 3-4 volte all'anno qua da noi, ecco, non di più. Questo per esempio che tipo di terreno è? Questo è uno di quei terreni argillosi di cui parlavamo prima, si vede che si potrebbero fare quasi dei vasi, e lavorando con metodi tradizionali o compattandolo, quando il terreno è un terreno così si asciuga, diventa veramente duro e le radici farebbero fatica a penetrare. Se noi facciamo agricoltura biologica dobbiamo partire dal suolo. Il suolo è un patrimonio inestimabile che dobbiamo lasciare alle generazioni future, e fare un'agricoltura biologica vuol dire mantenerlo e migliorarlo per le generazioni future. Penso sia un dovere di ogni agricoltore fare questo. E utilizzando appunto i cavalli, abbiamo detto che ci sono dei vantaggi ancora maggiori.
Allora, quando si parla ad esempio di fertilità del terreno, spesso si considera solo l'aspetto fisico e chimico. In un grammo di terreno ci sono dai 20 ai 50 milioni di microrganismi viventi e noi andando a compattarlo andiamo a ridurre la loro attività e questi microrganismi sono proprio quelli che mantengono e migliorano la fertilità del terreno, per cui dobbiamo preservarli. Quali sono le vostre colture? Allora, una cosa molto importante per l'agricoltura biologica è la rotazione e noi cerchiamo di fare una rotazione il più ampia possibile. Coltiviamo prevalentemente la patata, la carota, cavolo cappuccio, sedano rapa, bieta da costa, rapa rossa, e porro, cipolla. In base alle quote e ai terreni comunque ci sono colture che si adattano più o meno. E, importante sia per normativa che per etica è l'uso dei sovesci. E ogni due cicli colturali facciamo un ciclo di sovescio. Questo con l'apparato radicale. Spiegano bene cosa significa il sovescio. Allora, il sovescio è un miscuglio di essenze diverse che con l'apparato radicale fanno una lavorazione sul terreno e nello stesso tempo magari ci sono delle leguminose che assorbono l'azoto atmosferico e lo fissano nel terreno, aumentandone quindi la fertilità. Abbiamo visto che questi terreni sono molto argillosi, necessitano di tanta acqua, necessitano di tanta irrigazione? No, solitamente il terreno argilloso resiste di più alla siccità. Difatti in questa zona tra l'altro non c'è neanche la possibilità di irrigare e nonostante ciò si possono coltivare, insomma. E per esempio immagino che voi non coltiviate delle colture che necessitano troppa acqua, magari anche per questo motivo? Sì, naturalmente su terreni dove non esiste l'impianto irrigazione si usano delle colture a ciclo medio-lungo che usano meno acqua e comunque sia riescono a superare anche un periodo di siccità in maniera diciamo migliore rispetto a una coltura che è un ciclo breve. Dalle nostre parti parlo di pianura padana, le scorse settimane sono state terribili per le colture, c'era tantissima siccità. Qui da voi sui monti è andato meglio oppure no? Per fortuna sì, anche il clima di montagna, la frescura di notte, il caldo non così intenso di giorno ci ha permesso comunque sia di barcamenarci abbastanza bene, insomma. NF, distributore italiano Bowmatic e Bowmatic Robotics. Oltre 40 anni di innovazione nelle tecnologie per la mungitura in Italia. Edil CMG, impresa edile specializzata. Realizzazione stalle e tutto quello che può interessare il comparto edile in un'azienda agricola. Electric Faber SRL, impianti di ventilazione e controllo climatico per allevamenti zootecnici e avicoli.
questi attrezzi agricoli sono moderni oppure li avete costruiti voi oppure sono recuperati? Allora, questo attrezzo specifico l'abbiamo recuperato, l'abbiamo riverniciato, però c'è un'azienda di Verona che costruisce degli attrezzi moderni per l'utilizzo della con la trazione animale. Mentre lo guardiamo, ti faccio notare una cosa, utilizzando questi tipi di attrezzature limitiamo lo sviluppo di alcuni infestanti, nel senso che hanno un apparato radicale che va superficiale. Se noi passassimo con i mezzi tradizionali che sono le frese, andremo a rompere in tanti pezzettini queste radici, da queste radici ripartirebbero delle altre piante, invece strappandole con questo attrezzo non riescono a ripartire. Come si chiama? L'infestante? Questa cerchiatrice. La cerchiatrice, l'abbiamo vista in azione su questo campo in cui avete seminato del sedano rapa. Esatto, il sedano rapa è una delle altre colture famose, diciamo, della Val di Gresta, assieme alla patata, alla carota, al cavolo cappuccio, e entrano appunto nella rotazione, come dicevamo prima. E anche il ciclo di questo tipo di ortaggio qual è? Viene piantato ai primi di maggio e viene raccolto da metà settembre in poi. Parliamo tanto di prodotti biologici, diciamo ovviamente che hanno dei vantaggi in più proprio per il modo in cui sono coltivati, ma anche i sapori lo testimoniano. Secondo me sì, il sapore di un prodotto bio coltivato in un certo modo è diverso sicuramente da un prodotto convenzionale pompato, dopato, diciamo, se vogliamo definirlo. E poi anche i valori nutrizionali qui rimangono tutti, addirittura alcuni prodotti possono essere consumati, alcuni prodotti biologici possono essere consumati anche con la buccia. Certamente, ma ci sono anche degli studi di nutraceutica che attestano questo, i prodotti bio hanno più valenza rispetto ai prodotti convenzionali, ecco, coltivati in metodo convenzionale. Siamo in un campo dove sono seminate le carote, coltivazione biologica di questo ortaggio, come avviene? Cioè, quali sono, diciamo, le tecniche più famose? Allora, una delle tecniche per il controllo degli infestanti è quella dell'utilizzo del pirodiserbo. Consiste nel preparare il letto di semina della carota per tempo e quindi si fa la ratura e successivamente un passaggio con l'erpice rotante, livellando e spianando, diciamo, il terreno una ventina di giorni prima della semina della carota. Cosa succede in questo periodo? Le infestanti germinano
e dopo si passa con una macchina che ha dei cannelli e dai quali esce del fuoco praticamente, e questa macchina elimina l'infestante germinata. Il passaggio successivo è una cerchiatura manuale per togliere le infestanti che germinano in un secondo momento. C'è un lombrico, sappiamo che è molto importante, è un segnale di benessere questo del terreno. Certamente, il lombrico è uno di quei animali, diciamo, microrganismi che abitano nel terreno, che aumentano la fertilità, per cui svolge un'azione importante, prendendo l'humus superficiale e portandolo negli strati più bassi, e al contrario prende degli elementi minerali nella parte bassa e li porta negli strati alti del terreno. Aneddoto? C'è l'ombrico, sta per arrivare chi? La vipera. Quindi è un campanello d'allarme questo, dobbiamo stare attenti? No, assolutamente no. In un ambito biologico la biodiversità è importante, bisogna salvaguardare un po' tutti gli esseri viventi. Abbiamo visto l'ombrico, quindi possiamo parlare della concimazione. In un'agricoltura biologica anche questa è fondamentale, giusto per la fertilità del terreno? È importantissima per il mantenimento della fertilità. E noi utilizziamo prevalentemente letame ben maturo, compostato, e dopo dei pellettati certificati bio a base comunque sia di pollina, borlanda o altri estratti vegetali comunque. E dopo i sovesci, che sono, come avevamo detto prima, molto importanti. Un altro dei vostri terreni, qui viene coltivato il cavolo varietà cappuccio. Sì, il cavolo cappuccio, ce ne sono diverse varietà e diversi usi. Questo è una varietà a punta e viene consumato tagliato fresco come insalata. Ce ne sono altre varietà che hanno una foglia molto più grossa, e quella viene utilizzata per produrre i crauti. Quelli vanno fermentati e vengono, con queste varietà vengono prodotti i famosi crauti della Val di Cresta. E appunto questo è un tipo di varietà che ben si sposa a questo terreno e anche a queste temperature? Sì, il cappuccio con clima fresco e un terreno leggero si trova molto a suo agio, ecco, cresce molto bene. Minacce per lui quali potrebbero essere? Sono diverse. Sul cappuccio abbiamo le cavolaie, l'altica, e sono più che altro insetti che attaccano il cavolo cappuccio, e vengono controllati anche questi con dei prodotti autorizzati bio a base di sostanze vegetali, oppure dei batteri selezionati che vanno a colpire solo quel tipo specifico di lepidottero. Osservandovi mi sono posta una domanda: l'agricoltura
forse più quella convenzionale che quella biologica, e viene vista un po' come un mondo ormai tutto meccanizzato, come produrre. Già il bio ci fa fare un passo indietro, seguendo quindi la stagionalità, i cicli naturali, però proprio vedendo voi al lavoro con il cavallo, quello che percepiamo è una sensazione di lentezza, di tranquillità. Quindi è proprio così, cioè si lavora, è più faticoso questo tipo di lavoro, è più lungo. Per fare per esempio questo campo ci mettete di più rispetto ad utilizzare le macchine, un bene o un male? Dobbiamo scindere, è senz'altro un lavoro più tranquillo, non abbiamo rumori e vibrazioni, e questo fa guadagnare a noi un sacco di benessere. E d'altra parte non è più lento, in realtà per fare questa lavorazione col motocoltivatore ci si mette molto più tempo. È vero che c'è una persona sola impegnata col motocoltivatore, ma ci mette molto di più. Noi siamo in due, ma penso di poter dire che ci mettiamo un terzo del tempo. E poi voi potete anche instaurare un rapporto con un altro essere vivente, che non è poco. Sì, con un altro essere vivente e più in generale con tutto il contorno di nessi naturali che ci circonda, perché appunto senza il rumore assordante, senza le vibrazioni che ti innervosiscono, c'è sempre il tempo di alzare lo sguardo e di vedere magari il falchetto che c'era qua prima fermo sopra le nostre teste, o di vedere una poiana che si aggira per i nostri cieli. Sì, è molto più bello così. Lorenzo, non possiamo dimenticare un fattore fondamentale, quello che ci troviamo nella Val di Gresta, che è considerata l'orto biologico del Trentino. Infatti qui è nato proprio uno dei primi distretti biologici di tutta questa regione. Certo, la tradizione della Val di Gresta, come ti ricordava Adriano prima, è quella del biologico. Fin dagli anni Ottanta si è cominciato a coltivare con metodo biologico in questa valle, per cui nel corso degli anni poi questo ha originato anche questo biodistretto. Sono circa un paio d'anni che esiste e ha dato un buon impulso alla coltivazione biologica qua in Val di Gresta. Ecco, che cosa fa questo distretto per promuovere questo tipo di agricoltura sostenibile? Diversi tipi di attività, quelle formative, e cerca anche di fare da interfaccia tra chi produce e poi chi andrà a commercializzare il prodotto, che è un tema molto, molto delicato per l'agricoltura biologica, perché è di montagna, perché noi produciamo prodotto di alta qualità, per cui ovviamente deve incontrare il mercato giusto questo prodotto di qualità, altrimenti va perso nei numeri della grande distribuzione. Questo è un peccato. Esatto, anche perché ricordiamo che voi qui non potete produrre tutto l'anno, perché magari seguendo il ciclo naturale in inverno possono essere coltivati alcuni tipi di ortaggi, in estate altri, però qui in inverno quando nevica non si può. No, qua in inverno siamo fermi, totalmente fermi. Effettivamente si segue la stagionalità. E quindi questo può dare un maggiore stimolo anche al consumatore. Sappiamo che i prodotti biologici hanno un prezzo che a volte può essere superiore, anche se di poco, rispetto ad un prodotto d'agricoltura convenzionale, ma c'è stato dietro tutto un lavoro a monte che lo testimonia. Certo, guarda, se il prezzo è di poco superiore, la qualità, te lo posso assicurare, è di molto superiore, per cui questo dovrebbe dare un forte incoraggiamento al consumatore nel comprare il prodotto biologico.
Eccoci finalmente qua. Dopo tanto lavoro in campo con la nostra amica bionda, possiamo godere di questa tavola, dei profumi, dei sapori di questa tavola abbellita con i vostri prodotti dal campo alla tavola. Esatto, potete vedere i nostri prodotti, dalla patata, la carota, l'insalata, il cavolo cappuccio, la zucchina e dopo i nostri trasformati. Abbiamo il succo di mela e carota, abbiamo i crauti e dopo dei trasformati di Lorenzi. Sì, un pesto di zucchine, ottimo per condire la pasta. Abbiamo il sedano rapa a veli sott'olio, prima sbollentato e poi condito con aromi, e la crema di rapa rosse. Che vediamo che va benissimo abbinata con i formaggi, come in questo caso? Sì, certo, anche il sedano rapa è molto gustoso assieme al formaggio e anche mangiato da solo. Ho notato prima, guardando un po' questi prodotti, che su questo vasetto in etichetta sono riportate delle parole bellissime che racchiudono un po' anche il senso del vostro lavoro. Oltre ovviamente al certificato bio, si spiega anche come viene prodotto questo ortaggio. Esatto, allora il cavolo cappuccio che utilizziamo per fare i crauti lo coltiviamo solo con l'ausilio della trazione animale e a mano, per cui non c'è alcun intervento meccanico con i trattori, è completamente, se vogliamo dire, a emissioni zero, ecco. Sicuramente molto importante questo. Lorenzo, i vostri canali di vendita? Guarda, entrambe le aziende vendono direttamente al mercato, i mercati di Campagna Amica. Adriano ed Elisa sono presenti al mercato di Arco, mentre io e Ignazio vendiamo al mercato di Trento e anche da quest'anno a Riva del Garda. E poi ovviamente, siccome il prodotto è molto, ci appoggiamo anche a dei grossisti e vendiamo a loro, e siamo sempre alla ricerca anche di nuovi contatti per poter creare una filiera, come dire, rispettosa della qualità dei prodotti che produciamo. Piccolo aneddoto, ci dicevi che i turisti tedeschi che transitano per queste zone vi hanno fatto i complimenti per i vostri crauti, e non è poco. Sì, sicuramente trovano la differenza dai crauti comuni. I crauti della Val di Gresta sono stati dei cavalli di battaglia che hanno portato il nome in giro per l'Italia, insomma, dei nostri prodotti. Bene, allora adesso ci avete portato qui a Malga Somator. Adesso c'è Dennis che ci preparerà dei piatti proprio con i vostri prodotti per far vedere gli usi in cucina. Va bene. Eccoci qua, siamo con Dennis che è il gestore di questo luogo, colui che ci ha preparato alcuni piatti tipici di queste zone utilizzando le verdure dei nostri amici Adriano e Lorenzo. Verdure biologiche, verdure dal sapore particolare, vero? Sì, benvenuti a Malga Somator. Sì, le verdure del distretto biologico della Val di Gresta, col quale noi cerchiamo di preparare il maggior numero di piatti della nostra cucina. Cosa ci hai preparato? Ma abbiamo fatto un po' di assaggi per farvi capire come possiamo utilizzare questi prodotti in ambito appunto della cucina. Possiamo partire dai primi, là ci sono degli gnocchi di patate grestane con del battuto d'ortica. A fianco c'è una lasagna di zucchine, sempre appunto del distretto biologico, con del formaggio e dello speck. Per passare poi a un tris di canederli, che noi praticamente facciamo in casa, con della verza, delle carote e gli spinaci, il nostro piatto forte che sono i paccheri con i porri della Val di Gresta, il tastassale che sarebbe la pasta di maiale a pezzettini con una crema di formaggi, abbinato a un cavolo cappuccio in insalata, secondo delle patate sempre fatte al forno con delle costine di maiale e i crauti biologici. Ci dicevano che in particolare le carote di questo distretto biologico e quelle dei nostri amici sono buonissime, hanno un sapore davvero che rimane in mente. Sono differenti dalle carote che si acquistano magari nei supermercati dove non vendono dei prodotti della Val di Gresta. Si sente proprio la differenza nel sapore. E tu che cucini con questi prodotti biologici, te ne accorgi della differenza?
se ne accorgono i clienti quando che tornano soddisfatti dopo aver mangiato i nostri prodotti. Giunti a conclusione di questa puntata di Pianeta Verde, vi ringrazio davvero perché ci avete permesso di mostrare ai nostri telespettatori come è possibile davvero praticare un'agricoltura ad emissioni zero, quindi un'agricoltura che fa bene all'ambiente, già il biologico lo è, lo sappiamo, però qui ancora a maggior ragione, e soprattutto fa bene anche al nostro organismo perché mangiamo dei prodotti che sono sicuramente sani. Come sempre, in conclusione, la nostra frase. Questa volta abbiamo scelto una frase del Dalai Lama che dice: in agricoltura si dovrebbe fare un uso assai più limitato di prodotti chimici ed entrare quanto più possibile in armonia con i processi naturali. Nell'immediato questo forse farebbe calare i profitti, ma nel lungo periodo sarebbe benefico, vero? Guarda, assolutamente sì, e poi comunque penso che in questo periodo anche i redditi delle piccole aziende in realtà traggano beneficio dalla ricerca della qualità, una qualità che è assoluta, lo è per noi esseri umani e lo è per l'ambiente. Benissimo, quindi proprio un ritorno al passato utilizzando i cavalli come nel vostro caso, però un ritorno al passato che non è sicuramente una regressione. No, anzi, è un guardare avanti rispettoso, penso, dell'ambiente e di quello che ci circonda. Difatti abbiamo inventato un motto che è quello di far fruttare la terra senza sfruttarla. E quindi questo racchiude proprio insomma tutto il nostro discorso legato all'agricoltura biologica. Grazie davvero ragazzi e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci da NF, distributore italiano Bowmatic e Bowmatic Robotics. Oltre 40 anni di innovazione nelle tecnologie per la mungitura in Italia. Edil CMG, impresa edile specializzata, realizzazione stalle e tutto quello che può interessare il comparto edile in un'azienda agricola. Electric Faber SRL, impianti di ventilazione e controllo climatico per allevamenti zootecnici e avicoli.